L'Hotel Baia Flaminia di Pesaro ha ospitato il 13° congresso nazionale del SUNIA, il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari. Un appuntamento in cui si è tenuta anche la tavola rotonda sui 50 anni di lotte per il diritto alla casa, sul nuovo welfare per l'abitare sociale e l'affitto sostenibile. È importante parlare di diritto alla casa perché questo diritto purtroppo nel nostro paese non è garantito e non esiste. Sono passati 50 anni dalla nostra nascita e quel diritto purtroppo dopo 50 anni non è ancora garantito. Su questo tema c'è da fare ancora moltissimo e noi vogliamo lanciare anche dal nostro congresso una richiesta di costruzione di un'alleanza con la politica, con i soggetti istituzionali, con tutti quelli che quotidianamente parlano di casa, perché è necessario rimettere al centro, noi pensiamo, alcune proposte forti. C'è un problema di avere un piano casa di edilizia residenziale pubblica, c'è un problema di risorse e questo paese deve cominciare a investire sulla casa, come avviene anche in altri paesi europei. Nel nostro documento discuteremo di raggiungere almeno il 2% del PIL a favore della casa in modo permanente e continuativo, e anche da parte delle regioni c'è la necessità, noi pensiamo, che debbano investire una parte, il 2% del loro bilancio. Quindi c'è un problema di risorse, un problema di risorse pubbliche. La terza cosa, bisogna smetterla di pensare che il nostro paese il problema della casa lo si possa affrontare solo aiutando i cittadini, tra virgolette, ad acquistare la casa. Quella idea è un'idea sbagliata, è un'idea che ha creato tutti i problemi che sappiamo. Dobbiamo mettere al centro la necessità di un affitto sostenibile, perché questo è quello che è necessario per affrontare cosa? Un aumento della povertà, un lavoro che è cambiato, il fatto che comunque c'è precarietà, ci sono bassi salari e quindi oggi l'unica strada possibile è lavorare per creare le condizioni di un affitto sostenibile alle condizioni economiche di chi oggi abita nelle nostre città.